Ultimo controllo ai vasi trappola, ultimo controllo ai vasi trappola senza esca, perché adesso comincerò a caricarli con esche e tenterò di vedere che differenza c'è usando esche diverse. Anche in questo controllo c'è stata una new entry che dovreste aver già visto. Comunque, gustatevi il video. Buongiorno a tutti, sono passati alcuni giorni dall'ultimo controllo, il secondo controllo, e come avete visto dal video precedente sono cambiati un po', quella è la mia ombra, ciao, e sono cambiati un po' i vasi, cioè ne ho tolto uno e ne sono stati aggiunti altri due. Adesso comunque procediamo col controllo in ordine dei vasi. Come avete visto, ho aggiunto i vasetti e come vedete sono molto semplici da prendere e togliere, lasciando quelli più grandi dentro alla terra. Sono passati un po' troppi giorni forse e quello che era caduto è deceduto quasi interamente. Comunque adesso svuotiamo e diamo un occhio. Qualcosa sembra essere ancora vivo. Nella fattispecie un ragno e un arpalino che deve essere caduto da poco, evidentemente. Perché tutti gli altri sono belli che andati. Sembrano essere tutti i soliti arpalini e questo che è verde dovrebbe essere un Arpalus affinis, se non mi sbaglio, che è quello un po' più presente in realtà. Qui ci sono a occhio tre morfospecie. Comunque le riguarderemo. Il primo vaso, il vaso dell'orto, è sistemato. Andiamo al secondo vaso, che si vede già da qui. Ovviamente sono in grado di stare fermo per il percorso un po' movimentato, comunque è lì. E adesso vediamo se ha qualche sorpresa per noi. Allora, c'è qualcosa. Quel qualcosa sembra essere ovviamente dei ragni e un altro arpalino che sono presenti anche qui, a quanto pare. Va bene, cioè, in realtà c'è poco, ci sono tre ragni e è solo questo arpalino, quindi non servirà neanche svuotarlo. Il primo dei vasi nuovi dovrebbe essere qui da qualche parte. Adesso provo a cercarlo. Eccolo là, l'ho visto. Adesso andiamo a guardare. Con tutta questa erba è probabile che sia caduto qualcosa. Vediamo. È probabile, ma non certo, ovviamente. Allora, c'è qualcosa. C'è un ragnetto che ha fatto la tela. Un carabide deceduto. E là c'è un altro simil brachinus che non è un brachinus. Che non mi ricordo più la specie, la scrivo da qualche parte. Anzi, ce ne sono due. Molto bene, andiamo a svuotare. Nel frattempo ho controllato ed è Ancomenus dorsalis e non un brachinus. Là c'è anche un altro amichetto, vediamo se è sempre Ancomenus. Questo sole però scoccia un po'.
Allora. Sì, mi sembra possa essere un giovane. E quello uno più adulto. Lì c'è anche un millepiedi di propole e c'è un caravide. Potrebbe essere un altro arpalino. Comunque controllerò. Ok, il nuovo vaso sembra essere promettente, quindi continueremo a controllare. Andiamo all'ultimo vaso, quello in cui nutro maggiori speranze, dato il posto, questa boscaglia che viene disturbata molto poco. Quindi probabilmente ci saranno insetti diversi da quelli dell'orto e degli altri punti a casa mia. Ma adesso daremo un'occhiata. Sembra che ci sia ancora, che non sia sparito. Preso dalla natura dentro di sé. No, c'è ancora. Diamo un'occhiata. Ok, c'è. Ci sono diverse cose qui dentro, quindi andrò a svuotarlo per vedere meglio. Siamo pronti a svuotare il vaso e ci sarà un bel fuggi-fuggi. Infatti. Allora, c'è. Sono un bel po' di ragni, come potete vedere. Questo non mi stupisce dato il punto in cui abbiamo messo questo vaso. È un ottimo punto per cacciare per i ragni. C'è un carabide che non avevamo ancora visto, di cui poi farò una foto fatta meglio perché da qui si vede quel che si può vedere. Ci sono altri Ancomenus che sono molto presenti in questa zona, evidentemente. Ci sono degli isopodi anche nel vaso, nell'altro vaso c'erano dei piccoli isopodi. Un altro millepiedi. Bene, adesso controllerò di che tipo può essere quel. Beh, sicuramente è un carabide. Però voglio riuscire a recuperare la specie. Se, visto che al momento non ho chiavi per identificare, mi sto affidando ai gruppi su Facebook, soprattutto uno che è Insetti un fantastico mondo bla 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 eccetera. Quello è molto utile per identificare insetti, perché c'è un sacco di gente, un sacco di esperti, di gente che è specializzata in alcune famiglie e ci sono tanti tanti coleotterologi in Italia, quindi il conoscere i carabidi è abbastanza semplice tramite quel gruppo. Questo era il terzo controllo e noi ci vedremo al prossimo.